Buonasera, buonasera a tutti. E oggi, Buonasera. buonasera, Buonasera. lanciamo un nuovo ciclo di webinar del nostro gruppo, il gruppo La Nostra Scuola, un gruppo che è nato per rilanciare la funzione culturale della scuola, per opporsi allo smantellamento della scuola pubblica. Siamo abbastanza conosciuti per aver scritto un documento, il manifesto per la nuova scuola, che chiede un po' il rilancio di una scuola incentrata su relazione e su cultura. E è un manifesto che è stato scritto da alcuni dei più importanti intellettuali italiani, da Barbero, Zaghebeschi, Luciano Canfora, e insomma, non si possono citare tutti. E cominciamo una nuova serie di webinar. Ci sarà adesso una periodicità su vari argomenti importanti della vita scolastica e di quello che sta accadendo alla scuola in questo periodo. In questi giorni parlare di scuola è difficile, con tutto quello che sta accadendo, però pensiamo che sia importante perché, a differenza di qualcuno, secondo noi la scuola, come la intendiamo noi, la scuola della conoscenza, la scuola del sapere, è indispensabile alla libertà e alla stessa democrazia. Quindi, tanto più la situazione che viviamo è difficile, tanto più pensiamo che parlare della scuola sia importante. E cominciamo oggi con il tema della valutazione scolastica. Parliamo di questo tema perché è un tema abbastanza caldo. Come molti sapranno, è stata introdotta di recente nella scuola primaria una riforma della valutazione con un intento anche abbastanza esplicito di estendere poi questa riforma della valutazione nella scuola primaria all'intero ciclo scolastico. E ne parliamo perché, ecco, appunto, valutare significa anche avere un'idea di scuola, poi ne parleranno, ecco, i nostri relatori. Non anticipo niente, soltanto che un altro motivo per cui parlare della valutazione è importante è nel fatto che dopo 2 anni di pandemia effettivamente i nostri studenti sono piuttosto sofferenti e qualcuno sembra accusare, se non è una parola troppo forte, gli insegnanti di essere ossessionati dalla valutazione, cioè di non tener conto di quello che i nostri studenti hanno vissuto e di volerli a tutti i costi valutare. Ora facciamo questo webinar anche per dire cosa pensiamo della valutazione e soprattutto per dire che molte delle modalità di valutazione e l'ossessione per la valutazione non appartiene agli insegnanti. Gli insegnanti, insomma, non hanno l'ossessione della valutazione. Spesso questa richiesta, questa spinta a valutare in modo spesso anche burocratico, in modo certificatorio, ci viene un po' dall'alto. E quindi questo è un meccanismo che vorremmo un po' analizzare. Questo è un aspetto che spesso non viene fuori nel dibattito pubblico sulla scuola, ma l'esigenza di valutare in modo a volte ossessivo, burocratico, di certificare a tutti i costi, non viene dagli insegnanti stessi, ma in qualche modo è una richiesta che gli insegnanti ricevono. E quindi, insomma, c'è una serie di tematiche di cui parlare importanti, perché poi la valutazione chiaramente incide su tutto il percorso formativo della scuola e le dà un senso oppure un altro. Quindi, ne volevamo parlare con Gianni Marconato, che è notissimo esperto, insomma, di didattica, di formazione, di istruzione, e con Davide Viero, che è insegnante di scuola primaria e ha scritto per Mimesis un libro intitolato La scuola del macchinismo. E volevo chiedere a loro, insomma, intanto in cosa consiste la riforma della valutazione nella scuola primaria. E poi vorremmo analizzare, ecco, il senso di questa riforma, i limiti di questa riforma, gli aspetti criticabili. Se vuole cominciare, Davide, a Sì, parlarne, buonasera a tutti. insegnando nella scuola primaria, lo
diciamo, lo vive in prima linea, ecco. Sì. Buonasera a tutti. Appunto, volevo un po' iniziare a partire dalla realtà, perché tante volte assistiamo a discorsi molto teorici sulla valutazione, apparentemente molto belli, però poi che cosa viene sedimentato di tutti questi discorsi nella realtà concreta e quotidiana della scuola primaria? Allora, per cercare di dare una risposta a questa domanda, io vorrei leggervi alcuni obiettivi in una pagella di quinta scuola primaria. Allora, ad esempio, in educazione civica io leggo questo obiettivo qua. Conoscere i principali diritti e doveri del cittadino contenuti nella Costituzione. Secondo obiettivo, conoscere i principali organi dello Stato e i loro poteri. Conoscere i comportamenti corretti per la tutela dei beni ambientali. Utilizzare in modo responsabile le tecnologie informatiche e riconoscere i rischi collegati all'uso del web. Ecco, come vedete, insomma, quinta elementare, quinta primaria, sono obiettivi che difficilmente tutti i cittadini adulti riescono a raggiungere. E quindi abbiamo già qua degli obiettivi che non sono proprio centrati appunto sull'età a cui si riferiscono. Poi, ad esempio, anche in storia, conoscere e confrontare i quadri storici delle civiltà studiate. Esporre con chiarezza conoscenze e contenuti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. Anche qua, per conoscere e confrontare quadri storici delle civiltà studiate, sicuramente c'è bisogno di un grande studio, di una grande consapevolezza per avere la certezza di un quadro storico, per avere almeno delle linee guida, delle direttrici lungo cui sistemare gli eventi storici. Anche qua, in quinta elementare, sinceramente mi sembrano obiettivi un po' al di sopra delle possibilità di ragazzi. E poi, ad esempio, matematica, valutare la possibilità di ricorrere nel calcolo mentale o scritto alla calcolatrice. Anche qua, se appunto si dà la possibilità di ricorrere, valutando l'uno stesso, la possibilità di usare o meno la calcolatrice, è chiaro che credo che tutti usino la calcolatrice e nessuno in più impara i calcoli. Quindi anche qua, dalla valutazione, può nascere un comportamento verso la matematica che sicuramente non porta all'acquisizione delle basi del calcolo ed è appunto messo in valutazione. Oppure un altro obiettivo che leggo di tecnologia è usare gli strumenti, le regole di base del disegno tecnico. Anche qua, disegno tecnico significa usare delle strategie, ma anche delle conoscenze che presuppongono uno sviluppo cognitivo che in quinta elementare si fa fatica a dirsi compiuto, perché prospettive, punti di fuoco, eccetera, sono concetti veramente difficili per un bambino di quinta elementare. E poi, gli ultimi obiettivi che leggo, vedo musica, ad esempio, eseguire canti o brani musicali con l'utilizzo di semplici strumenti musicali. Questa qua è una pagella di quest'anno, quando ci hanno vietato di usare tutti gli strumenti a fiato. E quindi, quali siano gli altri strumenti semplici, strumenti musicali, togliendo il flauto, resta gran poco. E quindi io non so a scuola che cosa si riesca a valutare, anche perché c'è scritto eseguire brani musicali o canti, anche qua il canto in Veneto almeno era stato proibito per un bel po' di tempo, e quindi a scuola non si poteva fare questo esercizio. E quindi vediamo appunto una valutazione che, nonostante le belle parole che vengono spese, tante volte non ricalca la realtà alla quale si riferisce. Poi è significativo anche questo aspetto qua, che in una pagella di un altro istituto comprensivo, nell'obiettivo di storia dell'arte, c'era scritto collocare un'opera d'arte all'epoca alla quale appartiene. Io non credo che tutti gli insegnanti riescano a determinare con certezza alcune opere all'epoca a cui appartengono, perché anche qua c'è bisogno di competenze, conoscenze specifiche, e quindi obiettivi sinceramente un po' molto belli a parole, ma poco concreti nella realtà. E un'ultima pagella che ho trovato, proprio che si riferisce a una prima media, c'è scritto che l'alunno ha avuto ordine e cura della propria postazione. E quindi anche qua si determina già la valutazione di un determinato soggetto, che appunto chi è? Cercheremo appunto questa sera anche di rispondere a questa domanda, appunto a chi si riferisce la valutazione e cosa può comportare. Allora, partendo un po' da un'analisi del documento, vediamo che
le pagelle in una classe sono quasi sempre più insignificanti, perché molte volte sono redatte in forma burocratizzata, sono redatte in forma paratattica, ossia sono composti da singole frasi slegate le una dalle altre che non sembrano neanche essere un esercizio di soggettività da parte degli insegnanti, e altrettanto mi sembra facciano fatica a cogliere la soggettività dell'alunno. Tanto è vero che molte volte in 3-4 diciamo modelli di alunno rientrano tutti gli alunni di una classe, e quindi non vanno a rilevare la specificità singola del soggetto, ma appunto sono delle griglie a maglie larghe in cui diciamo fanno cadere anche alunni diversi nella stessa valutazione, e quindi appunto si riscontra una prima contraddizione tra una pervasività della valutazione a livello di discorso scolastico, a livello di discorso pedagogico, ma tante volte questa non ha un corrispettivo nella significatività soggettiva della valutazione, e quindi tanto è pervasiva nel livello generale, tanto è insignificante a livello individuale e soggettivo. E quindi questa è una prima contraddizione. Poi un'altra cosa che mi sembra di rilevare è che ultimamente appunto si assiste sempre ad una critica della valutazione e un intento migliorativo ad libitum, cioè sembra che il miglioramento sia sempre infinito, perché la valutazione sembra rilevare con difficoltà ciò per cui essa è fatta. Ma secondo me qua c'è un problema di autoreferenzialità, nel senso che la valutazione tante volte la vediamo fine a se stessa e non in relazione all'apprendimento. Allora, se noi andiamo invece ad analizzare un po' l'apprendimento e insegnamento come viene fatto nelle classi, ci rendiamo conto che tante volte esso è frammentato, è buttato lì, è veloce, è quasi impressionista, perché appunto sono argomenti mandati un po' in modo slegato uno dagli altri, quindi ci presuppone che gli alunni siano velocissimi ad apprendere, si sedimentino immediatamente e poi una volta che sono stati buttati là siano anche, si presuppone che vengano sedimentati e assimilati. Quindi è chiaro che se io vado a valutare un apprendimento di questo tipo sicuramente mi darà dei risultati scadenti, perché sappiamo bene che i bambini hanno bisogno di ripetizione anche da punti di vista diversi dello stesso tema, hanno bisogno di riflessione, hanno bisogno di dialogo, di star fermi per acquisire le basi della conoscenza, almeno perché questa conoscenza sia a livello democratico, perché altrimenti due o tre in una classe ce la fanno a stare dietro e gli altri, magari con capacità ma con peculiarità caratteriali diverse, vanno in difficoltà. E allora è chiaro che se io faccio un tipo di apprendimento accelerato, fra virgolette come potrei definirlo, è chiaro che la valutazione non mi darà mai risultati positivi o comunque significativi di apprendimento. E allora invece di andare a mettere in discussione l'apprendimento e l'insegnamento, si va a mettere in discussione di nuovo la valutazione, con l'idea che implementandola con gli attuali canoni noi riusciamo a migliorare e far sì che lei rilevi gli apprendimenti, quando in realtà se manca la base è chiaro che anche la valutazione non può altro che rilevare le carenze della base. Quindi secondo me la valutazione va vista in collegamento, strettamente collegata con l'insegnamento apprendimento, e quindi se va messa in discussione una va messa in discussione anche l'altro e viceversa, perché sono due aspetti di una stessa questione. E quindi questo è un secondo punto che mi sembrava significativo sottolineare. E poi un'altra caratteristica della valutazione è che appunto mentre nel decreto legislativo, ad esempio, che è stato emanato nel 172 circolare ministeriale del dicembre 2020 e nel decreto ministeriale 172 del 2017, si punta sempre di più ad una valutazione fra virgolette liquida, cioè una valutazione che sia per l'apprendimento, che sia favorevole allo sviluppo, alla crescita dei soggetti, che per carità sono concetti bellissimi, che appunto se fossero perseguiti in maniera adeguata sicuramente la valutazione ne uscirebbe rafforzata. Però cosa riscontriamo nella realtà? Riscontriamo che nella realtà le verifiche, le interrogazioni, ma soprattutto la modalità principale è quella del test, e quindi a crocette. Allora, che cosa si può rilevare in un test a crocette? Magari con quattro opzioni per ogni domanda.
già il caso assicura il 25% di possibilità di fare giusto, e quindi già questo esclude delle possibilità nel rilevare se un alunno sa o non sa. Poi, anche qua, non è detto che chi sa eseguire un test riesca a sapere per la vita, perché tante volte, se un bambino è furbo, ha una forma mentis adeguata, lui con le parole della domanda riesce a individuare qual è la risposta corretta, almeno quella che si avvicina di più, e quindi può avere, attraverso queste capacità, questa abilità, può riuscire bene nel test, ma può risultare poi ignorante nello stesso argomento su cui il test è stato eseguito in modo positivo. E quindi anche qua una valutazione apparentemente molto umana nelle linee guida del Ministero, nei circolari ministeriali, nei decreti legislativi, però nei fatti noi insegnanti tante volte usiamo i test. Mauro Borelli nel suo libro lo scrive spesso, che appunto i test sono funzionali a un certo tipo di educazione, a un certo tipo di misurazione. E quindi la pratica quotidiana dei test va in contraddizione con le linee guida ministeriali, che presuppongono oppure danno per scontato, cioè propongono, sono propositive verso un tipo di valutazione che sia appunto formativa e quindi che sia positiva verso l'alunno, che premi l'apprendimento, che premi la sua capacità di confrontarsi con le tematiche culturali e con le conoscenze, però appunto questa non ha un corrispettivo effettivo nelle classi. E poi appunto mi sembra anche il caso di rilevare che la valutazione ultimamente negli ultimi 20 anni sta prendendo sempre più piede nella scuola, perché secondo me c'è in atto un corso di oggettivazione sempre maggiore, nel senso che la scuola sta puntando a obiettivi sempre più precisi, sempre più demarcati e slegati l'uno dagli altri, in cui l'unica forma per sapere se sono stati raggiunti o meno è appunto la valutazione. Quindi la valutazione è un dispositivo che certifica se questi obiettivi esterni al soggetto siano stati raggiunti o meno dallo stesso. E quindi anche qua tante volte si riscontra un tipo di valutazione che non ha a cura il soggetto che apprende, ma ha a cura se lui si è avvicinato agli obiettivi esterni così posti, in maniera molto, anche qua, paratattica, molte volte in maniera molto oggettivata, standardizzata e quasi asettica. E quindi anche questo è un aspetto che secondo me è rilevante. E poi abbiamo una valutazione che sempre più è prestazionale, ossia richiama alla prestazione in un contesto quasi competitivo. E quindi più che una valutazione, tante volte ci stiamo a una misurazione, e quindi una misurazione della prestazione, se appunto è raggiunta o meno e in che modo. E quindi anche qua va un po' in contraddizione con le linee guida della circolare ministeriale del dicembre 2020 e anche con il decreto legislativo del 2017. E quindi abbiamo la valutazione che è un dispositivo, e mi piacerebbe riprendere un attimo la definizione di dispositivo che ne dà Foucault, perché mi sembra adeguata anche un po' alla valutazione che assistiamo oggigiorno nella realtà. Appunto, scrive Foucault che il dispositivo è un insieme assolutamente eterogeneo che implica discorsi, istituzioni, strutture architettoniche, decisioni regolative, leggi, misure amministrative, enunciati scientifici, proposizioni filosofiche e aggiungo anche dispositivi valutativi, cioè quindi anche valutazione. E quindi la valutazione, appunto, come la intendiamo noi, è un dispositivo che provoca un sacco di conseguenze, tanto è vero che noi assistiamo anche qua ad una contraddizione che si concretizza nella differenza tra una valutazione fatta dagli insegnanti e quella fatta da organismi terzi, ad esempio gli Invalsi. Allora, mentre per gli insegnanti viene propugnata una valutazione formativa, attenta ai miglioramenti dell'alunno, alla soggettività, sensibile ai piccoli cambiamenti, alle piccole differenze dell'apprendimento, tanto riscontriamo una contraddizione nell'Invalsi, ad esempio, che è standardizzata per tutta Italia, che si fa in forma di test
e che presuppone appunto un certo modo di apprendere. E si vede chiaramente questo, che la valutazione ha un effetto retroattivo, nel senso che se io faccio un test INVALSI che è molto sentito da insegnanti, soprattutto da genitori, impropriamente perché viene riferito agli alunni e non al sistema scolastico, allora succede che gli insegnanti sono portati ad adeguare il metodo di insegnamento e le attività che si fanno in classe al test che seguirà poi. E quindi questo significa che la valutazione, che non è decisa collegialmente da nessuno, ma è imposta dall'alto, vada a influenzare il modo di fare scuola quotidiano nelle classi dei nostri alunni e dei nostri figli. E quindi questo va un po' a depoliticizzare il discorso della valutazione, perché se nel decreto legislativo del 2017 c'è scritto che gli obiettivi sono stabiliti dal collegio docenti e quindi abbiamo un certo tipo di valutazione riferita agli insegnanti, ecco che con l'INVALSI invece succede il contrario, nel senso che assistiamo a una oggettivazione, standardizzazione generale della valutazione, che è in contraddizione con quella degli insegnanti, che viene riservata appunto ai collegi docenti. Quindi tanto è affermata una libertà, fra virgolette, umana nella valutazione dei docenti, tanto viene contrapposta una valutazione standardizzata, appunto prestazionale, come definirebbe Anna Simone, che appunto si rileva nei test INVALSI. E quindi osserviamo anche qua una contraddizione che può portare a delle ulteriori considerazioni che magari poi svilupperemo nel corso di questa serata. Sì, infatti questo che dicevi si rilaccia un po' al discorso che facevamo prima. L'insegnante non ha l'ossessione di valutare, perché con i ragazzi o con i bambini ci sta tutti i giorni e standoci tutti i giorni ha molti modi di valutare che non siano modi né burocratici né certificatori. E poi, leggendo un po' le griglie nuove di valutazione, sempre di più si ha l'impressione che non si sappia bene a chi siano rivolte queste griglie di valutazione, perché spesso sono troppo difficili e non le capiscono né i bambini o i ragazzi e nemmeno le famiglie. Quindi l'insegnante che valuta e scrive magari frasi preordinate, preformate e le mette insieme, esattamente poi a chi si rivolge? Cioè questa valutazione a chi serve se poi gli studenti e le famiglie non le capiscono? E insomma, ecco, tante questioni su cui volevo sentire Gianni Marconato cosa ci dice, insomma. Bene, stavo bevendo un po' d'acqua, ma mi hai anticipato. No, questa questione, insomma, ne parlavamo, è abbastanza spinosa. Scrivere delle pagelle che poi le persone che vengono valutate e le famiglie non capiscono, non si sa bene che senso abbia, fondamentalmente. Hai ragione, volevo un po', magari prima di cominciare il discorso come lo avevo pensato, agganciarmi ad affermazioni che ha fatto Davide un po' all'inizio, ma proprio anche il senso del tutto, no? Davide, da uomo di scuola, ha raccontato quello che effettivamente succede e ha messo in evidenza tutta una serie di cose allucinanti. Io non sono un insegnante, sono un formatore, non entro indirettamente nelle scuole quando faccio formazione, quando lavoro con gli insegnanti, per cui non ho un contatto diretto ma indiretto, però le situazioni presentate da Davide le rilevo e ne rilevo anche di peggiori o di più inquietanti. Però quello che mi sento tranquillamente di dire è che quanto sta succedendo è prevalentemente colpa degli insegnanti, perché la normativa, non c'è nessuna normativa che obbliga gli insegnanti a fare quello che stanno facendo. Davide ha parlato di obiettivi, ma gli obiettivi li declina l'insegnante. Gli obiettivi li declina l'insegnante
ispirandosi, prendendo a riferimento le indicazioni nazionali. Quindi quelle formulazioni che ha letto prima Davide sono formulazioni create da qualche insegnante o da insegnanti in carne e ossa. Vedo per contro insegnanti un po' più sensibili e che interpretano il loro ruolo in modo un po' più attento, non si mettono a declinare quegli obiettivi, gli obiettivi che sono stati descritti. Declinano obiettivi molto più semplici, obiettivi realistici. Per cui quello che volevo dire in apertura, è che tanti modi di agire la valutazione, mi riferisco soprattutto alla nuova valutazione perché è quella che ha acceso più speranze e ha attirato dell'attenzione, è frutto di interpretazione in senso peggiorativo, in senso costrittivo, in senso burocratico, in senso standardizzato e formalizzato, però fatta dagli insegnanti, perché la normativa obbliga davvero a poche cose, no? Qui è da domandarsi per quale motivo l'insegnante si imponga dei vincoli o delle operatività che sono completamente prive di senso, ma non derivano neanche dagli obblighi. Detto che poi si può dire anche parecchio per quanto riguarda gli obblighi che derivano, ma sono forse più consuetudini che si sono create e che vengono poi rese operative a livello di scuola, spesso anche da parte di dirigenti che danno delle indicazioni senza sapere che indicazioni danno. In alcuni casi invece sanno benissimo che indicazioni danno e danno indicazioni proprio anche nella prospettiva di standardizzare la valutazione, di renderla omologata, di renderla forte formalizzazione, no? Dove nessuno poi deve sfuggire con una forte tensione anche al controllo, no? di quello che viene fatto. Però poi anche tanti insegnanti interpretano, ripeto, non so per quale motivo, preferisco dire che non so per quale motivo, un'azione valutativa che nessuno, che a rigor di logica nessuno la obbliga. Sicuramente, per quanto riguarda anche la valutazione nella scuola primaria, tante cattive abitudini che ci sono e che vedo di continuo attraverso documenti di valutazione di 25 pagine, di griglie chiamate impropriamente rubric che non hanno assolutamente niente di valutativo, non danno nessunissima indicazione, ma neanche agli insegnanti. Sono degli esercizi di stile declaratorio. Un giocare con le parole per declinare in una sequenza lessicale dei comportamenti che, insomma, mi sono divertito anche il mio blog, ogni tanto riprendo, metto in evidenza questa sequenza di avverbi, no? Di cui si fa ampio uso e si fa anche molto abuso, no? Ecco, per cui va tenuto ben presente che se si deve in qualche modo agire, prima di chiedere, diciamo, al Ministero, e dobbiamo anche perché c'è molto da chiedere conto anche al Ministero, io credo che veramente debba essere l'insegnante stesso che si domanda: ma perché sono arrivato a fare queste cose? Come sono arrivato a impelagarmi con queste procedure e con questi dispositivi. Cioè, io credo davvero che si debba cominciare da questo. Ecco, questo per mettere in evidenza un aspetto che a mio avviso è estremamente, estremamente importante. Ma a parte questo, a parte questa premessa,
per venire all'intervento che mi ero preparato e che ho cercato di strutturare anche con il supporto di alcune slide in modo da fare un discorso chiaro, preciso, non dilungarmi, perché è una tematica estremamente importante che se mi metto a parlare parlo per ore e ore, ma dovendo stare e volendo stare anche in 20 minuti mi devo un po' strutturare il pensiero. Per cui no, nella mia chiacchierata voglio trattare prima il tema della valutazione in generale, poi calare le considerazioni che ho esposto nel contesto della nuova valutazione per la scuola primaria. Detto subito in sintesi, il mio punto di vista è che abbia senso valutare. Io ritengo che abbia senso valutare, però dobbiamo interrogarci su cosa sia la valutazione e come valutare. Per cui ritengo che sia necessario valutare molto di meno di quanto già non si faccia. Ritengo che sia utile valutare per uno scopo che non è quello per il quale si realizza prevalentemente la valutazione oggi, e ritengo che sia necessario promuovere anche una nuova cultura della valutazione. Ecco, tutti parlano di promozione di una cultura della valutazione, io mi spingo oltre, parlo di una nuova cultura della valutazione, ma potremmo parlare anche, vista la mia età, di controcultura della valutazione, cioè di una cultura della valutazione che non sia quella cultura che va per la maggiore, no, una cultura anche della valutazione, si chiama forse un po' eretica, non lo so. Comunque, io ritengo che l'ancoraggio concettuale di questa nuova valutazione debba essere quello della valutazione per l'apprendimento, che è il concetto che viene promosso attraverso la nuova normativa della valutazione nella scuola primaria. Per cui io accetto in pieno la sfida della valutazione per l'apprendimento, però vorrei che mi si desse la possibilità di chiarire un po' in cosa consista questa valutazione per l'apprendimento, e mi sento in apertura di fare tranquillamente l'affermazione che la valutazione per l'apprendimento, così come concettualizzata nella documentazione ufficiale, nelle linee guida, nella diciamo in come appunto è stata presentata nell'ordinanza ministeriale che dà poi esecuzione, no, della normativa, cosa, la 162, io ritengo che sia una concettualizzazione estremamente debole, estremamente carente, lacunosa ed estremamente parziale. Una concettualizzazione poco adeguata proprio dal punto di vista tecnico, dal punto di vista, non dico scientifico perché è difficile parlare di scienza quando parliamo di queste cose, ma dal punto di vista tecnico, e trattasi proprio di una concettualizzazione piena di buchi e che ha creato tanti dei problemi che si stanno vedendo dal punto di vista operativo. Un attimo che parto con le slide, così poi, ecco, ho intitolato questo intervento proprio le ambiguità della nuova valutazione, però anche le ambiguità della valutazione. E Davide ne ha parlato, ha fatto accenno a molte ambiguità, a molte contraddizioni, a molte tensioni che ci sono tra messaggi anche diversi, messaggi contraddittori che vengono dati anche a livello ministeriale. Per cui parlo brevemente di quando secondo me la valutazione è importante, perché ho detto che la valutazione è importante, accennerò le patologie della valutazione. Ecco, il nucleo portante del mio discorso riguarda la valutazione tra certificazione e supporto all'apprendimento. Io sostengo che per poter agire dignitosamente anche la valutazione, qualsiasi forma di valutazione, sia necessario distinguerla tra una finalizzazione certificativa e una di supporto all'apprendimento. La funzione certificativa è quella
obbligata per legge, la quale non possiamo sottrarci. Non vedo per quale motivo non si debba chiamare con il suo nome questo tipo, questa finalizzazione certificativa. Però ecco, dall'altra parte c'è anche, diciamo, la affianchiamo, ecco, usiamo, stiamo un po' buoni, e la affianchiamo come valutazione di supporto all'apprendimento. E poi voglio concludere con i peccati della nuova valutazione. Ecco, la mia affermazione su quando è utile la formazione. Ecco, la valutazione ha senso solo se aiuta a migliorare l'apprendimento. Solo in questo senso io ritengo che la valutazione abbia un senso pedagogico, abbia un valore didattico. Quando attraverso la valutazione noi aiutiamo gli studenti, gli alunni e le alunne a migliorare, ad attivare, a sostenere, a migliorare l'apprendimento che stanno sviluppando. E questo significa che noi dobbiamo guardare alla valutazione come qualcosa che va oltre il suo valore certificativo, cioè oltre il valutare per dare un valore formale all'apprendimento. È inutile negare che valutazione per noi quotidianamente a scuola significa certificazione, no? Cioè valutiamo per dare un voto, per dare un feedback in qualche modo alle famiglie, per dare un feedback in modo molto indiretto e anche in modo molto opaco e poco utile anche agli studenti. Ma sostanzialmente quella è la finalizzazione della valutazione che noi abbiamo in mente e agiamo. Cioè agiamo la valutazione, a parte pochissimi casi, pochissime persone, pochissimi insegnanti più attenti vedono la valutazione nella prospettiva appunto di certificazione, del dare valore formale. Però anche la valutazione però va vista come uno degli strumenti che servono per promuovere e sostenere l'apprendimento, cioè valutare per dare un valore sostanziale e personale all'apprendimento. La valutazione diventa uno strumento, io chiamo anche un dispositivo, magari non nella significato che aveva citato prima Davide, dispositivo come tecnica, un lavoro di gruppo, una lezione, un'attività di laboratorio, no? Una presentazione. Per cui ecco, la valutazione va vista alla stregua di uno dei tanti strumenti didattici che l'insegnante ha a sua disposizione per attivare, potenziare e sostenere l'apprendimento. Questo è il senso che deve avere la valutazione, e diciamo questa nuova normativa proprio rende evidente questo aspetto, lo sottolinea in modo particolare. Sul piano formale, poi sul piano reale stiamo vedendo che le cose non vanno esattamente così, ma non per colpa della legge, non per colpa della norma, ma per colpa di insegnanti o di chi attraverso tanti webinar un po', no, da indottrinamento è stato fatto passare questo messaggio. Le patologie della valutazione, perché se da un lato ho detto che la valutazione ha un suo valore, però vediamo anche quali patologie sono associate alla valutazione. Per fare questo voglio proporvi una definizione molto semplice, molto banale, no? Però che comunque ci riporta al senso anche etimologico del valutare, e in generale questo, non solo a scuola. Cosa significa valutare? Valutare significa determinare uno scostamento tra uno stato attuale, tra quello che vedo, e uno atteso. Magari mangio un panino che è cattivo, lo valuto come cattivo perché ho in mente, ho una rappresentazione di un gusto o di un gusto di tipo diverso, per cui valuto e vedo lo scostamento, e così su tutte le attività umane. E lo stesso avviene anche a scuola. Quando io valuto, vedo in quale misura l'apprendimento di un ragazzo o di una ragazza si discosta o si conforma allo standard che devo ottenere. Poi, quando noi parliamo di valutazione, quali sono gli aspetti che sono coinvolti, e ognuno di questi porta con sé dei problemi? Innanzitutto le caratteristiche dello stato atteso, no? Cioè
qual è l'obiettivo che devo raggiungere? Qual è l'obiettivo che mi viene chiesto di raggiungere? Qual è l'obiettivo, lo stato traguardo, chiamiamolo come la meta, ecco, usiamo un termine, qual è la meta che io devo raggiungere rispetto a quale misurarmi? È una questione, perché lo stato atteso non è poi così, così naturale. Come sono coinvolti i criteri da utilizzare per determinare lo spostamento? Sulla base di cosa determino lo spostamento? Ecco, se parlo del panino, il criterio è il gusto che ho, il mio gusto personale. E quando parlo invece di apprendimento, di comportamento o di altre, tutte le altre variabili che prendo in considerazione a scuola, il pensiero critico che altro, sono coinvolte questioni ben più critiche. Coinvolge anche la questione di chi determina questi criteri e chi sia a determinare, anche chi determina lo stato che viene atteso. Cosa importantissima per la valutazione: quando noi parliamo di valutazione dobbiamo sempre tenere presente quali sono gli usi che facciamo degli esiti della valutazione. No, sì, c'è tutto un dire: valutare è bello, ma valutare per cosa? Per quale scopo, no? Andiamo a valutare. La valutazione può essere accettata con uno scopo, non può essere non accettata per uno scopo diverso, anche perché nella valutazione sono coinvolti sempre dei valori. Qui una breve parentesi su un argomento che non voglio trattare, però che è bene aver presente che la valutazione non ha niente di oggettivo. La valutazione è soggettiva. Non ha senso cercare di parlare di valutazione oggettiva, di trovare modalità di oggettivazione della valutazione, perché la valutazione è basata su valori, su scelte che faccio. Questo non vuol dire che devo accettare la valutazione come processo arbitrario, no? Che sia soggettiva non vuol dire che debba essere arbitraria, per cui la questione poi diventa come non rendere arbitraria, come non agire in modo arbitrario un'attività che è intrinsecamente soggettiva, ma ne parliamo in altri momenti. Detto questo, la valutazione cosa può diventare a seconda di come moduliamo le dimensioni che ho qui accennato prima? Può diventare un giudizio, può diventare misurazione, può diventare classificazione, può diventare un modo per premiare, ma anche un modo per punire, può diventare anche un'attività di controllo, un'attività di omologazione, di un'attività di standardizzazione. Cioè vediamo da come noi agiamo e quali contenuti mettiamo nelle dimensioni che ho accennato prima, possiamo connotare la valutazione secondo una di queste dimensioni o di questi significati o di queste portate. Però ritengo anche che la valutazione possa essere anche promozione dell'apprendimento, abilitazione dell'apprendimento, possa essere un'attività svolta a favore della persona che impara. Ecco, per cui qui entriamo adesso nella questione importante: cosa intendiamo per valutazione per l'apprendimento? Ho detto no, che noi possiamo valutare per aiutare le persone a migliorare l'apprendimento oppure per certificare i risultati che sono stati conseguiti. Pertanto noi abbiamo due finalizzazioni, che è quella diagnostica e quella certificativa. La diagnostica che chiamo è per l'apprendimento. Ecco, la valutazione certificativa raccogliamo, con la valutazione certificativa raccogliamo elementi sull'apprendimento di una persona per determinare in quale misura corrisponda ad uno standard, cioè determinare il posizionamento relativo di questa persona. Mentre con quella diagnostica o per l'apprendimento noi non classifichiamo il livello dell'apprendimento di una persona, ma interveniamo per rendere possibile il miglioramento dell'apprendimento che una persona ha. In prima sintesi possiamo dire che la valutazione certificativa è giudicante, mentre la diagnostica è non giudicante, ovvero oppure anche incoraggiante. No, abbiamo due posture
culturali, valoriali, ideologiche molto ma molto differenti, che nella scuola devono anche coesistere. Cercando di mettere a confronto in modo un po' più analitico queste due finalizzazioni, cosa possiamo dire? Che, ecco, giudicante e non giudicante, l'abbiamo già visto prima, la valutazione certificativa porta ad un giudizio, porta ad un voto, mentre dall'altra parte porta a rilasciare, ad erogare un feedback. La valutazione certificativa lascia sempre traccia formale, mentre quella diagnostica non lascia traccia formale, perché si può risolvere in un feedback anche verbale dato dall'insegnante all'alunno, oppure anche attraverso altre forme di attività che vengono svolte. Si realizza in momenti predeterminati e anche standardizzati, mentre la diagnostica si realizza quando se ne presenta l'occasione e quando si ritiene utile farlo. Da un lato è una valutazione che è ad uso prevalente della scuola e degli insegnanti, mentre dall'altra parte è una valutazione ad uso esclusivo dello studente. Da una parte è controllo, dall'altra ha un potere abilitante, e abbiamo invece da una parte la standardizzazione con la personalizzazione. Ecco, andando un po' più in dettaglio, ma precisando qualcosa circa la valutazione diagnostica o per l'apprendimento, cosa possiamo dire di questa valutazione? Queste differenze di cui ne avevo le caratteristiche, ne avevo parlato prima, non le riprendo più di tanto, se non quella di mettere in evidenza che ha lo scopo potenziale di potenziare i processi cognitivi, metacognitivi e anche l'autonomia cognitiva. La valutazione per l'apprendimento attraverso le sue modalità porta a promuovere l'autonomia, a promuovere lo sviluppo cognitivo della persona e metacognitivo, ma anche l'autonomia cognitiva. Uso questo aneddoto. Una volta una persona mi ha detto: guarda Gianni, tu a un nemico non devi mai dire che sta sbagliando, perché se gli dici che sta sbagliando, quello si corregge e ti fotte. No, ecco, invece, siccome tu vuoi che lui fallisca, non gli devi mai dire che sta sbagliando. Ecco, mentre noi a scuola, invece, dobbiamo, siccome non vogliamo fregare i nostri alunni, vogliamo aiutarli, noi dobbiamo dirgli, tra virgolette, che sta o dove e come eventualmente sta sbagliando. Cioè, la valutazione per l'apprendimento usa in modo esteso il feedback, il riscontro. Uso questa affermazione che noi psicologi amiamo tanto, no? Le persone si nutrono di feedback. Ecco, le persone crescono quando noi gli diamo dei feedback che siano a valutativi, dei feedback a giudicanti, non giudicanti. Ecco, il senso della valutazione. Non si sente? No. Forse si è bloccato Gianni. E, no, mentre parlava stavo pensando a quanto è complessa anche la tematica della valutazione, e mi stupisco ancora di più di quanto a volte certe innovazioni, certe riforme siano frettolose, cioè vista che questa è una tematica di cui parlate e su cui riflettere a lungo, perché poi condiziona un po' tutto il percorso scolastico, e non si capisce perché sia stata introdotta così frettolosamente nelle scuole senza che ci sia stata nessuna riflessione, perché poi gli insegnanti se la sono trovata calata dall'alto fondamentalmente, e non si capisce perché tutta questa fretta, così come altre innovazioni che sembra che frettolosamente si vogliano introdurre nella scuola. L'anno scorso abbiamo avuto l'educazione civica, introdotta così anche questa senza una riflessione. Abbiamo avuto, adesso c'è la legge sulle competenze non cognitive, che nessuno sa cosa siano, ma lo sanno solo Aprea e Lupi, e lo sa
il gruppo, l'intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, tutti, notoriamente tutti grandi esperti di scuola, ma insomma lasciamo perdere. E è stata estesa la sperimentazione per le superiori quadriennali, nonostante i tanti pareri contrari. E adesso si parla di una nuova educazione alle emozioni, quando la scuola notoriamente l'educazione alle emozioni la fa da sempre attraverso i contenuti culturali e la relazione tra insegnanti e studenti e tra gli studenti tra loro, proprio sulla base del lavoro sui contenuti culturali. Si dice che le conoscenze non servono più a scuola, anche diciamo da altre sedi, e si dice che ormai i ragazzi hanno le informazioni su internet, quindi con una sovrapposizione tra conoscenze e informazioni abbastanza sorprendente, un'identificazione delle, come se le conoscenze fossero informazioni che si trovano ovunque. Insomma, questa accelerazione su riforme da fare ora, tutte ora, dopo due anni di pandemia, noi avremmo avuto bisogno ora di un tempo di ripresa, un tempo di riflessione. Gianni, ora si sente, scusa, no, stavo dicendo... Che ero partito, mi si era partita la connessione. Quali erano le ultime cose che ho detto? Perché non mi sono reso conto di cosa stavo parlando quando si è interrotta la connessione. Della valutazione per l'apprendimento, cosa porta? Avevi detto che non bisogna mai valutare, dire al nemico che sbaglia, perché altrimenti invece noi dobbiamo dire all'alunno se sbaglia, eventualmente dove sbaglia, per cercare appunto di portare la valutazione a un effettivo apprendimento. Ecco, questo era l'ultimo discorso che avevi fatto. Bene, bene, bene. Appunto, allora no, cerco di andare via anche veloce, perché mi sono accorto subito ecco, per cui diciamo, visto che il tempo sta, me ne sono preso forse anche troppo, ecco, vado un po' a concludere il mio intervento. Proprio su questo aspetto, cioè che la valutazione ha senso quando diventa una modalità per aiutare gli studenti ad imparare, e diventa anche una modalità che di non formalizzazione, di procedure non formalizzate, non standardizzate, non basate appunto su test. Cerco di abbreviare anche la mia presentazione. Ecco, il fatto di usare l'approccio valutazione per l'apprendimento, non siamo di fronte a delle tecniche, no, che noi dobbiamo utilizzare, ma siamo di fronte ad una visione pedagogica dell'intero processo dell'intero processo educativo e di istruzione. Non sono delle tecniche da applicare, ma sono delle visioni, è una, diciamo, una vera e propria pedagogia, un insieme di valori che dovrebbero animare il processo di educazione e di istruzione. Molto brevemente, quali sono gli elementi che dovrebbero caratterizzare questa pedagogia? Che l'apprendimento è un processo personale, che però è un processo che si sviluppa anche nella socialità tra le persone, che la valutazione è un dispositivo per sostenere l'apprendimento, non per misurare, non per catalogare, che la valutazione deve essere un processo trasparente, e anche la valutazione non è potere, ma è responsabilità. Ecco. Avevo parlato prima della prospettiva pedagogica del potenziamento cognitivo. Questo sorvolo, vado via molto velocemente, questi sono i processi cognitivi che si allenano, si sviluppano attraverso quella modalità di valutazione. Concludo citando quelli che sono, vedo se qualcuno mi aveva chiamato, quali sono i peccati della nuova valutazione. Allora, come dicevo prima, vi è una debole concettualizzazione della valutazione per l'apprendimento, perché è una concettualizzazione che sostanzialmente ripropone la valutazione certificativa
con formulazioni del giudizio di tipo diverso, non più un numero ma un giudizio descrittivo, ma sostanzialmente lo scopo è quello, le modalità e le finalizzazioni sono le stesse di prima, per cui così come viene agita non cambia niente, non entriamo in una nuova cultura della valutazione. È una valutazione che presenta, che è in contraddizione con tante altre finalità valutative. Ecco, Davide parlava dell'invasi. Ecco, come può coesistere questa forma di valutazione con la valutazione che fa l'invasi, che è culturalmente, sono due valutazioni culturalmente non solo diverse, ma contrapposte, che si basano su visioni dell'apprendimento e su visioni della persona estremamente diverse. Con la valutazione per l'apprendimento noi vediamo e agiamo la valutazione come un processo biologico, mentre dall'altra parte la vediamo come un processo meccanico, l'apprendimento è un processo biologico. Come possiamo far coesistere due visioni di questo tipo? Ecco, vi è una deresponsabilizzazione degli insegnanti, no? Facendo forse credere che le normative che regolano questa valutazione siano di un certo tipo, quando invece sono altro, cioè i vincoli che vengono dati dalla normativa sono davvero pochi. Sostanzialmente il fatto di non usare più i numeri, ma usare un giudizio descrittivo, di usare quattro livelli e usare dei criteri che devono essere esplicitati. Altro non viene detto. Anzi, viene detto in modo chiaro e preciso, spetta ad ogni scuola definire le modalità di valutazione. Per cui, ecco, qui si aprono tantissime cose, però chissà per quale motivo è stato fatto credere che invece si debba conformare a criteri, a tutta una serie, a procedure e a tante altre cose. Vediamo che tutto si traduce operativamente in dispositivi valutativi ipertrofici, con griglie, grigliette, documenti di valutazione di una ventina di pagine, quando non serve esattamente, non serve proprio questo. Vi è una forte prevalenza andando verso una valutazione fortemente standardizzata, uguale per tutte le classi, per tutti gli insegnanti, per cui la mania della standardizzazione si è imposta o continua anche con questa valutazione. In buona sostanza, poi quello che vedo, cosa porta tutto questo? Anche gli insegnanti più accorti, quelli che cominciano o si sono sempre ribellati anche a questo modo di vedere la valutazione, perché poi alla fin fine tutto porta ad agirla in una prospettiva burocratica, non assolutamente in una prospettiva pedagogica, per cui tanto lavoro per niente, tanto lavoro che non dà senso né all'insegnante, né all'alunno, né alle famiglie. Ultima questione, una battuta che uso spesso, è che il vero destinatario di questa nuova valutazione è diventato il registro elettronico, cioè si valuta per il registro elettronico, per poter inserire delle cose, per poter inserire qualcosa all'interno del registro elettronico. Ecco, mentre teoricamente le nuove centralità dovrebbero essere quello dell'apprendimento come oggetto, l'insegnante e gli studenti come soggetti, e come metodo invece la personalizzazione. Questo dal punto di vista teorico, ma in pratica così non avviene. Il mio messaggio finale è che appunto è necessario, forse mi è scappata qualcosa, è necessario liberare la valutazione che si è ingabbiata, no? Per cui noi dobbiamo cercare di muoverci in questa prospettiva. In che modo? Riprendendo in mano tutte le libertà che la normativa ci consente come insegnanti, ancorare la nostra azione quotidiana ai principi anche della normativa, cioè della valutazione per promuovere l'apprendimento, assumendosi delle responsabilità come insegnanti, non delegarle a normative che non esistono e che si fa credere che esistano, e poi anche assumere, prendere delle decisioni, più che domandare come devo fare, perché vedo, frequento anche tanti gruppi, no, su Facebook, tutti a domandare cosa devo fare, come devo fare, cosa devo fare, cioè
scusa, se domandi cosa devi fare, vuol dire che non hai capito una cippa di questa nuova valutazione. Se l'hai capito, sai cosa fare, ti assumi la responsabilità e decidi ancorandoti a quei due, tre, quelle due o tre questioni sulle quali sei obbligata. Ecco, chiudo, visto che mi aveva parlato anche Davide, con questa affermazione di von Förster, che è un biologo cibernetico, un costruttivista radicale, che fa questa affermazione, e su questa chiudo: lo studente che entra nel sistema scolastico è un'imprevedibile macchina non banale, perché lui, ecco, aveva fatto forti concettualizzazioni sulle macchine banali, macchine non banali, all'interno della tutte le sue concettualizzazioni di tipo cibernetico che aveva fatto, e i test sono un mezzo per misurare il grado di banalizzazione. Se lo studente ottiene il punteggio massimo, ciò è segno di una perfetta banalizzazione. Lo studente è completamente prevedibile e può quindi essere ammesso nella società. La conclusione di von Förster è che i testi sono adatti a valutare prestazioni meccaniche e non esseri umani. Ecco, con questa slide concludo la mia presentazione, essendo andato avanti anche parecchio. Mi scuso, sarebbe tantissimo altro da aggiungere, casomai poi lascio, se mi sono dimenticato di prenderli prima, lascio due link su due lezioni di più di un'ora che ho pubblicato su Facebook, su YouTube, nel mio canale YouTube, dove queste cose che ho detto in modo molto veloce approfondisco. Quindi se qualcuno è interessato ad andare a approfondire, le può vedere dall'altra parte. Chiedo scusa, cesso la mia chiacchierata che è andata anche oltre. Grazie, grazie. No, è molto veramente interessante. Io mi verrebbero mille cose da dire e domande da fare, ma volevo chiedere se c'erano domande da parte di chi sta seguendo intanto. Perché la considerazione che mi veniva da fare poi è sempre quella, cioè... quando si sente parlare di valutazione sembra che il rapporto umano non c'entri niente, cioè sembra che ci stanno dicendo di valutare persone con cui non abbiamo niente a che fare, e invece abbiamo a che fare con queste persone tutti i giorni. Quindi, come dici tu, insomma, la valutazione è anche una questione di continui feedback che vengono anche naturali nel relazionarsi. Cioè, noi sappiamo quello che i nostri ragazzi o bambini apprendono o non apprendono. Solo che tutta questa esperienza è come se non contasse nulla in certi discorsi che si sentono, diciamo, in cui conta solo appunto una standardizzazione, come se avessimo a che fare con gli estranei. E poi magari si parla in maniera un po' schizofrenica del rapporto e della relazione, senza poi collegarlo all'apprendimento, e non si capisce perché le due strade debbano essere separate in questa maniera un po' così, insomma, paradossale. Non sì, so se ci sono domande. Prego. Dimmi. No. Ma io aggiungo una piccola cosa su quanto ha scritto von Förster, citato prima da Gianni Marconato, e mi viene in mente Adorno, che in Minima Moralia diceva che niente è più stupido che rispondere a un test, perché significa rispondere a una domanda la cui risposta è già data. E quindi le domande dovrebbero essere senza risposta. E quindi là sì che si misura la vera vita, e non appunto la forma chiusa e predefinita delle cose. E quindi sì, mi sembrava che questa citazione fosse adeguata. E beh, poi tutto il discorso sulle competenze ci porta un po', sembra che ci porti più verso l'addestramento, sì, e lontani dall'istruzione e dall'educazione. Esatto, e dopo io noto un'altra contraddizione che è emersa chiaramente dalle parole di Gianni, la quale è afferente al discorso che maggiore è l'autonomia scolastica, maggiore è la standardizzazione della scuola, perché ad esempio con gli Invalsi noi assistiamo a test e valutazioni sempre più uguali in tutta Italia, assistiamo a pagelle. Io ho visto vari istituti comprensivi che hanno la loro libertà come collegio docenti di determinare obiettivi, ma se noi andiamo a confrontare le pagelle le troviamo tutte uguali. E quindi sono buone pratiche, sono discorsi messi in giro a cui ci si appella e si pensa di deresponsabilizzarci, burocratizzarci con quelli, però effettivamente l'autonomia scolastica sta creando una scuola altamente standardizzata e quindi contraria
a quella dell'autonomia stessa. E quindi è significativo che bisognerebbe portare l'attenzione e la consapevolezza degli insegnanti questa cosa, perché io credo che sia una contraddizione importante per avere e per agire in modo consapevole nella scuola. Vediamo una domanda. Vediamo, il problema è che non è facile sottrarsi al Moloch della valutazione automatica mediata dal registro elettronico. Chi ha fatto gli scrutini lo sa, i genitori sanno quanto sia incomprensibile una pagella di primaria odierna. Eh sì, perché poi abbiamo già i giudizi già predeterminati. Come se ne esce? Sì, infatti io ho visto, almeno nelle pagelle, che il discorso della standardizzazione è a un livello estremo e ho visto anche che il registro elettronico usato per la valutazione è assolutamente negativo, perché dà informazioni numeriche e si scambiano queste con una valutazione del processo educativo che non è assolutamente rientrante in una scala di numeri. E quindi tante volte le famiglie si accontentano di sapere il voto, ma il voto è solo una piccolissima parte dell'apprendimento e della valutazione. E quindi ciò comporta anche una distanza umana della famiglia dalla scuola, proprio perché ci si accontenta dell'informazione, ma non si vuole la conoscenza, che la conoscenza presuppone un dialogo con gli insegnanti, con un confronto anche vis-à-vis. E quindi il registro elettronico tende a semplificare e a mettere in un angolo la relazione umana, non solo nella valutazione dello studente, ma anche nella relazione tra famiglie e scuola. Sì, bisognerebbe davvero, cioè, ma tutto questo registro elettronico, il Moloch della valutazione automatica che è nel registro elettronico, in suo Dio, è un problema, però si può benissimo bypassare se si decide di bypassarlo, no? Se poi invece il collegio decide che si mantiene, il dirigente che mantiene, che ogni respiro che uno fa in classe deve scriverlo sul registro elettronico, è chiaro che non andiamo a nessuna parte, cioè bisogna agire o anche, cioè, essere consapevoli di tutto questo e di decidere di usare il registro elettronico in modo limitato. Difatti anche nei corsi che sto facendo ultimamente ho introdotto l'ultimo argomento, un nuovo argomento che ho chiamato i rapporti con il registro elettronico, no? Come ci relazioniamo, cioè, perché a questo punto diventa un interlocutore importante con il quale dobbiamo misurarci e dobbiamo confrontarci, dobbiamo cercare di sconfiggerlo, no? Perché è veramente una battuta, ma poi c'era un collega che parlava se sia possibile, Enrico, no? Fare una buona valutazione in classe di 28 alunni, la vedo dura, ha ragione. Per cui da un lato ci sollecitano a fare una buona valutazione, dall'altro non ci mettono nelle condizioni di farlo, però allora va denunciato questo modo di fare, no? Due signori, inutile che giriate tanto intorno, fate tanti bei discorsi, personalizzazione che altro, no? Dite, facciamo una valutazione standardizzata perché non possiamo permetterci niente di diverso. Basta, diciamolo. Poi, una volta che l'abbiamo detto, ci confrontiamo, però almeno diciamo, abbiamo il coraggio di dire che, no, possiamo fare solo valutazione standardizzata, mettiamolo per iscritto, mettiamolo in bella evidenza e poi ci ragioniamo, ma non reggere il gioco, no, il gioco collusivo di far finta che, no, abbiamo finalmente la libertà, facciamo giudizi personalizzati, che leggo certi giudizi, mamma mia, che sembrano proprio, ma che cose, baci Perugina o biscotti della fortuna, cioè roba, libro cuore in millesimi, no dai, per favore. Perché poi c'è come se non ci fosse, cioè c'è la necessità di definire l'indefinibile, nel senso che alcune cose, alcune indicazioni vanno date a voce nel rapporto con lo studente. È inutile cercare di standardizzare qualunque tipo di comunicazione, perché poi quello che dicevi tu, la comunicazione informale è fondamentale. Se tu la tagli fuori,
è chiaro, devi scrivere tutto, ma tutto non lo puoi scrivere e quindi diventa un incubo. Ah, qui c'è un'altra domanda. La valutazione sì, diagnostica a noi sembra di farla da sempre, ce l'ho letta. Anche in modo naturale. Io assolutamente vero questo. Io conosco insegnanti che la fanno da sempre, ma più, per cui non è niente di nuovo, non so mica, non ho concettualizzato o non ho inventato assolutamente niente. È un'attività che si fa, tanti insegnanti la fanno regolarmente, molto prima che venisse fuori questa nuova normativa. Il tema è che nessuno può controllare, vabbè, ma qui la valutazione, questa forma di valutazione, il problema sì che dice che poi viene considerata non trasparente, mette a nudo tutta la filosofia del controllo o azzera, annulla tutta la necessità di controllo, e questo sì, va detto in modo chiaro. Anche perché la trasparenza è un'arma a doppio taglio, nel senso che la trasparenza, come già Bentham nel Panopticon diceva, tutti possono vedere, ma non è che si possa influire. C'è un muro di vetro in cui appunto la trasparenza significa guardare, ma non agire su ciò che si guarda. Quindi anche la trasparenza è un concetto abbastanza limitato che bisogna stare attenti ad usare, perché non è detto che sia una cosa positiva, perché si può guardare, ma se non si può dialogare con chi effettivamente elabora le cose, la trasparenza è una cosa abbastanza insignificante. Che poi è una pseudo-trasparenza, io vedo tante formalizzazioni in nome della trasparenza, che cavolo di trasparenza è? Non è trasparenza quella, quella è burocrazia e basta. Esatto, anche perché la trasparenza è tipica di un rapporto burocratizzato, se c'è fiducia non si ricerca la trasparenza, se c'è fiducia ci si fida e si ascolta quello che gli altri dicono e si interagisce su questo, mentre la trasparenza è quando c'è burocratizzazione, non c'è fiducia, c'è un rapporto oggettivato e quindi ci si pone sullo stesso piano, ad esempio come un contratto, e io devo avere gli elementi trasparenti, proprio perché per essere sullo stesso grado tuo per contrattare, per valutare e misurare. E quindi anche qua stiamo entrando su un campo che da un punto di vista semantico si riesce a risalire a concetti che stanno dietro, da un punto di vista la trasparenza non la vedo solo così, perché ad esempio anche una trasparenza dei criteri di valutazione fatti conoscere agli alunni prima gli aiutano ad organizzarsi anche le loro risorse e le loro strategie per raggiungere quegli obiettivi, per cui rendere trasparente attraverso delle buone rubriche, quello che chiamo buone rubriche, è un servizio importante che si fa all'alunno e diventa sostegno, un forte aiuto proprio a promuovere, a sostenere l'apprendimento, magari anche rubriche costruite con gli alunni da usare in autovalutazione, in covalutazione per la peer review, cioè insomma io intendo trasparenza anche in quella prospettiva, no, oltre allora che giustamente anche in quella che dici tu, Sì, perché appunto ad esempio come dicevi tu, se ogni respiro deve essere registrato nel registro elettronico, quella non è più trasparenza, è pornografia, perché appunto la classe scolastica è anche un qualcosa di intimo che non può tutto essere portato all'esterno e soggetto a numerazione, valutazione e quantificazione, perché ovviamente trasformiamo l'oggetto stesso in qualcosa d'altro. Sì, mi collego alla domanda di Ignazio Ippolito, appunto la citazione famosa di Don Milani, non c'è niente che fare parti uguali tra disuguali, e secondo me al giorno d'oggi questa viene un po' superata con un artificio, nel senso che una valutazione standardizzata e oggettivata sembra fare parti uguali per tutti, nel senso che ognuno riceve il suo, però ha un problema di fondo. Nel senso che poi nella valutazione, diciamo nella concezione neoliberale della valutazione, la valutazione stessa va a indicizzare, va a definire in termini numerici una prestazione e poi viene buttata nell'agone pubblico. E poi questa, in modo deresponsabilizzato, può essere utilizzata da chiunque secondo il paradigma liberale. E quindi la valutazione tende ad estrarre quantità per poi gettarle in pasto al pubblico, e ovviamente quando queste vengono agite nella società senza nessun vincolo, è chiaro che i più forti possono dominare e i più deboli soccombono,
E quindi effettivamente la valutazione standardizzata è oggettiva perché è uguale per tutti, i risultati a cui essa giunge però vanno ad amplificare sommersi e salvati e vanno appunto ad incrementare una parte oppure l'altra in maniera predeterminata, perché appunto la capacità di usare i dati e i numeri appartiene a chi detiene l'egemonia. E quindi usare e mettere in circolo appunto dati e numeri, ciò sicuramente fa il gioco di chi detiene il potere, perché non vengono smistati secondo un'ottica umana, ma appunto in un'ottica di concorrenza. Ecco, questo è quello che mi sento di dire nella domanda e riflessione di Roberto Ippolito. Sì, beh, certo che i registri elettronici si possono anche modificare, alcuni li hanno modificati, ma sostanzialmente però bisogna anche ridurre l'uso che si fa del registro elettronico. Cioè, usarlo diversamente sì, ma anche usarlo molto, molto di meno. Insomma, suggerisco sempre magari di usare degli appunti su un blocco di carta o digitale e poi ogni tanto riportare qualcosa sul registro. No? Ecco. Sì, non è che i genitori abbiano sta grande così voglia o così urgenza di vedere continuamente. Sì. Anche perché tante volte si assiste all'inversione. Non discute neanche con i genitori su questo. No? Sì, sì, anche perché appunto tante volte si assiste all'inversione mezzi fini, tanto è vero che il registro elettronico determina il tipo di valutazione, come appunto qualche utente sottolineava l'anno scorso in un mio istituto comprensivo dove lavoravo. Avevamo determinato un sacco di obiettivi, erano più di 170, il registro elettronico ne permetteva al massimo 100, quindi la commissione delle valutazioni è stata costretta a sfoltire di più di 70 obiettivi proprio per renderla possibile al registro elettronico. Quindi appunto il registro è lo strumento che va a determinare tutto il resto, dovrebbe essere il contrario invece. E dice, non si torna indietro, va bene, teniamocelo, però usiamolo poco, usiamolo meglio. Sì. Siete mica di toglierlo, usiamo poco, usiamo meglio. Qualcuno scrive che non si torna indietro dal registro elettronico. Vabbè, va bene, accettiamolo, no? Però usiamolo meno. Se non si torna indietro, se non si può tornare indietro, sì. Facciamo in sì. modo di usarlo meno e di usarlo in modo più sensato. Sì, sì, perché se no non passa. In modo utile, no? In modo utile, per burocrazia didattica. Quello che poi è importante è che spesso non è possibile certificarlo. A questo ci dovremmo, come dire, non rassegnare, ma dovremmo ricordarcelo che c'è tanto che poi passa e che non per forza deve essere certificato, perché se no entriamo in un altro ambito che non è quello scolastico. Insomma. Cioè, pare che se non valuti non impari. Si impara anche senza valutare, cioè non, se tu insegni bene, una persona ha imparato tante cose che tu hai insegnato anche se non le valuti. Perché dobbiamo fare questo parallelismo tra valutazione e apprendimento? Valuto solo alcune cose, ma imparo molto di più di quanto valuto. E anche quando valuto, a seconda delle modalità a cui valuto solo alcuni aspetti dell'apprendimento. Cioè bisognerebbe ritornare, un altro tema che non ho affrontato, dobbiamo ripartire dall'apprendimento. Cos'è l'apprendimento? Come si sviluppa l'apprendimento? Quali sono le caratteristiche dell'apprendimento? Cioè l'oggetto della nostra valutazione, cerchiamo di conoscerlo un po' meglio, no? Ecco, vedremo che tante modalità di valutazione non si conformano per niente alla natura dell'apprendimento, sono delle forzature che vengono fatte. Selezioniamo l'apprendimento da valutare, valutiamo l'apprendimento più povero, la parte più povera dell'apprendimento, la parte più standardizzata dell'apprendimento, la parte più comune dell'apprendimento, ma quello che è l'apprendimento personale. Avevo letto proprio nel libro di Boarelli, no, che la citava, di quella maestra che ha fatto quell'esperimento dove ha sottoposto ai suoi bambini una domanda del test Invalsi sul significato di una fiaba, no?
e lasciando aperte le risposte. I bambini hanno tirato fuori tante di quelle risposte che non è tutte plausibili, che non erano assolutamente contemplate nelle quattro dell'invalsi, e forse erano risposte anche più ricche, no? Quello è un esempio. Quando tu fai un test, standardizzi, trovi fuori quattro risposte, fai scegliere fra quattro risposte, a parte quello che diceva prima Davide, il 25% ce l'hai di azzeccarlo, a parte quello, anche il tipo di apprendimento che vai a rilevare in quel modo è una parte parziale, no? Una parte limitata, probabilmente la parte più povera, la parte più banale, la parte più consueta, la parte che forse parte a tutti, ma l'identità, l'individualità, l'apprendimento personale, i significati che uno dà, perché poi uno vive con i suoi significati, no? Insomma. Qualcuno dice che i genitori stessi ci chiedono una valutazione, beh, ma io penso che forse dipende anche un po' dal rapporto che si instaura, perché fondamentalmente, come tra studenti e insegnanti, anche quello tra genitori e studenti dovrebbe ritornare ad essere un rapporto di fiducia, non un rapporto di, come se ci fosse una specie di diffidenza reciproca, su cui tra l'altro giocano in molti, detto en passant. Però, pronto? Sì. Non sentivo più. No, c'era quella affermazione, no, che non osserviamo, mi è scappata la domanda di un insegnante. Esatto, quante volte osserviamo gli studenti e non registriamo? No, cioè, certo. Finire, dobbiamo solo registrare, e abbiamo quell'atteggiamento burocratico, abbiamo detto spuntare, no? E invece, insomma, che poi è e diciamo tutta una serie di non ti si sente di nuovo, mi sa, non li ha decisi l'uomo nero, l'uomo bianco al ministero, l'uomo bianchi al ministero, tante cose le decidete voi a scuola tra colleghi, con i dirigenti, no? Dire però è appunto anche rispetto a questa continua, cioè ora si stanno aprendo tante tematiche, potremmo andare avanti per ore in realtà, ma quello che viene fuori è che le tematiche legate poi alla scuola, all'apprendimento, all'insegnamento sono tematiche complesse, e questa cosa contrasta con la fretta che vediamo in questo periodo, da un bel po', ma in questo periodo in particolare, per cui bisogna fare e non ci si ferma mai a riflettere un momento su quello, sul senso di quello che si fa, e non credo che questo credo che sia anche abbastanza indotto, diciamo, come questo trasformare la scuola in una specie di fabbrica del fare, quando poi non si sa bene fare cosa. Però siamo nell'ossessione valutativa di cui aveva parlato Viero prima, e che sicuramente è uno dei problemi, proprio l'ossessione valutativa, no? Sa perché è nata poi questa ossessione valutativa? Sono tante pratiche. Le valutazioni, le prove per classi parallele, che senso hanno? Cosa mi dicono? Niente. Perché devi valutare secondo gli stessi parametri, gli stessi criteri, gruppi diversi? Cioè, però sarebbe veramente da domandarsi come sono nate certe pratiche, certe abitudini, certe pessime abitudini, e sostenute anche da insegnanti, perché sono tanti insegnanti che le sostengono queste. Non è che sono solo dirigenti malvagi, no. Che vogliono controllare. Ci sono ogni tanto, anche quelli, non sono tutti così, per fortuna, ma sono anche tanti insegnanti che sono più malvagi di bianchi e di dirigenti, no. E ce ne vuole. Va bene, anche quello che diceva Dico è molto, molto bello, no? Meglio insegnare una cosa in più e fare una valutazione in meno. Comunque penso che dobbiamo ritornarci su queste tematiche, perché insomma, per fortuna abbiamo ora una serie di incontri, e penso che ne riparleremo. Lo scopo che ci proponiamo è sempre quello di cercare di riflettere noi e di estendere la riflessione, perché poi
sulla scuola si fa tanto e male e si riflette poco, quindi insomma queste riflessioni vostre di oggi secondo me sono estremamente preziose, quindi intanto grazie. Abbiamo iniziato un discorso che a me appassiona molto, ritrovarci un'altra volta, però focalizzo qualche aspetto, va bene. Comunque grazie di aver creato questa occasione di confronto. Un sincero ringraziamento. E allora, va bene, ricordo sempre che c'è il nostro canale YouTube da cui stiamo trasmettendo, e una volta che abbiamo concluso verrà poi caricato sul canale e sarà visibile per tutti anche i prossimi giorni. E rinnoviamo l'invito a iscriversi, a chi vuole, al nostro canale Telegram, alla nostra pagina Facebook, e insomma portiamo avanti questa riflessione di questi tempi. Insomma, la scuola è il futuro, quindi se riusciamo ad aprire porte e a diffondere riflessioni sulla scuola, sicuramente insomma male non facciamo, ecco. Quindi penso che possiamo anche salutarci qui e grazie ancora a tutti, insomma. Saluto a tutti gli amici e colleghi che sono stati qui con noi. Buonasera a tutti. Grazie. Ciao.